Megale ricordava i successi rispetto alle altre commissioni, della commissione sulla P2. Molto probabilmente dipende dal fatto che elementi di classe dirigente del valore di Tina Anselmi force ce ne sono molti meno, ce ne sono molti meno in giro. Ministro Orlando, come che oggi ricordiamo, ha una giornata, una delle giornate forse più importanti da quando è Ministro della Giustizia, perché c'è la fiducia sul DDL penale alla Camera, però gli chiedo di entrare nel vivo della questione sulle argomentazioni che vi sono state sottoposte da Megale, l'accelerazione rispetto a determinate questioni che non sono ancora risolte e soprattutto il rapporto con un dossier che è finito più volte sulle prime pagine dei giornali e che probabilmente ha segnato dal punto di vista della credibilità di un pezzo della classe dirigente di questo paese. Mi riferisco, lo citava Megale prima, senza citarlo anche a Renzi, un po' il passo rispetto alla grande popolarità che c'era e che dopo i casi di Etruria, delle banche, anche quello di MPS con la famosa dichiarazione da Bruno Vespa in cui veniva invitata a comprare la banca perché era un affarone, cioè un po' come dire, su tutti questi grandi temi, siete come governi, diciamo di larga coalizione, ma una forte connotazione centrosinistra, rimasti un po' indietro oppure no? Ma intanto alcuni dati, perché sono stati richiamati alcuni dati che sono dati che sono risalenti, nel senso che il rapporto CEPEJ esce dopo 2 anni di elaborazione e quindi ci dà i dati del 2014, che effettivamente vedono nel processo civile un decorso di 500 giorni. Nel 2016 i giorni saranno invece, una volta chiusi i conti, 370. Quindi il risultato è un risultato significativo. Se facessimo nei prossimi 3 anni i progressi che siamo riusciti a fare nei 3 anni precedenti, noi saremmo esattamente, dal punto di vista dei tempi, nella media europea. Rivendico il fatto che questi progressi sono stati fatti usando una strategia diversa da quella che è stata utilizzata dalla Germania, che credo vedrebbe qui pochissime persone d'accordo, che è stata attraverso l'incremento esponenziale dei costi per l'accesso alla giustizia. Un cittadino tedesco paga circa il 90% del costo del procedimento, un cittadino italiano paga circa il 16% del costo del procedimento. L'Austria addirittura arriva a superare il 100% del costo del procedimento. Noi non abbiamo seguito questa strada, abbiamo deciso di utilizzare molto forme stragiudiziali, di degiurisdizionalizzazione, abbiamo costruito un buon rapporto con l'avvocatura e oggi, per quanto riguarda le quantità delle cause trattate dai nostri tribunali, abbiamo un risultato che è altrettanto eclatante. Quando ci siamo insediati, il governo aveva di fronte a sé 5 milioni e 400 mila cause pendenti. Eravamo stati di poco dietro nel Consiglio d'Europa soltanto alla Federazione Russa. Quest'anno chiuderemo con 3 milioni e mezzo di cause, esattamente in linea con la Francia. Quindi lo dico perché non solo i numeri sono migliorati, ma perché questi numeri, questo è un fatto molto importante, sono il frutto di una media che, come ci insegnava Trilussa, fa sì che c'è chi mangia un pollo e chi non ne mangia nessuno, che però si incomincia a declinare ora nel dettaglio, perché abbiamo un database che dice tribunale per tribunale quali sono i tempi di durata del processo e qual è l'arretrato di quel tribunale. Il che fa dire che ci sono tribunali in Italia, almeno un terzo dei tribunali italiani, che hanno delle performance migliori della media europea. Abbiamo una fascia di mezzo che, diciamo, continua a scontare una forte difficoltà e abbiamo una fascia di coda che è a livelli abbastanza disperanti.
Però anche qui, per spezzare alcuni luoghi comuni, io ho fatto la visita dei 10 tribunali in condizioni peggiori nello smaltimento del civile, scoprendo con qualche sorpresa che 7 su 10 erano a pieno organico, sia di magistrati che di personale amministrativo. Quindi c'è un problema di, come dire, organizzazione. In parte in via di superamento attraverso l'informatizzazione del processo, noi siamo l'unico paese europeo che ha interamente informatizzato il processo civile e credo che da questo punto di vista, come dire, l'argomento del peso della giustizia sulla soluzione delle controversie ci sia ancora, ma sia meno rilevante di quello che poteva valere anni fa, anche perché nel frattempo sul bancario si sono sviluppate molte forme di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale che hanno iniziato a funzionare abbastanza bene, ma levando anche la giurisdizione da un peso eccessivo. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Ringrazio la CGIL per aver posto questo tema, che credo sia un tema di grandissima portata non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico. Abbiamo introdotto due strumenti, che naturalmente sono due strumenti che come sempre nell'ambito del penale intervengono in una fase di carattere patologico. Abbiamo introdotto lo strumento dell'autoriciclaggio, era una fattispecie non prevista dal nostro ordinamento, perché il nostro ordinamento non solo, ora spesso diciamo tutto si derubrica al fatto che non si vuole perseguire effettivamente il reato, no, c'era una dottrina che diceva sostanzialmente che lo stesso comportamento non può essere punito due volte, per cui se io rubo un motorino, vendo il motorino e poi con quei soldi mi vado a comprare un vestito, io ho fatto solo il reato di aver rubato il motorino. Ora banalizzo molto, perché naturalmente non si tratta di, non è il problema dei furti dei motorini quello che ha alterato, diciamo così, l'andamento finanziario del nostro paese e l'infiltrazione di denaro sporco all'interno dell'economia legale. Abbiamo previsto invece la possibilità di una incriminazione che deriva dall'ulteriore condotta, che è quella di riutilizzare quel denaro che provente dell'illecito, e quindi con una possibilità che è interessante per due aspetti: non solo perché sanziona quel comportamento da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista dell'inquinamento dell'economia legale, ma è interessante anche perché sostanzialmente è un comportamento imprescrittibile, perché quel denaro che è stato ora impiegato o nascosto, così dice la legge, resta sempre tale, quindi non si prescrive, a differenza dell'illecito che ha prodotto il guadagno. L'altro punto su cui credo ci sia stato un passo avanti significativo è la reintroduzione di una seria normativa sul falso in bilancio, che era stata, come sapete, abrogata precedentemente o semi-abrogata precedentemente, e che oggi invece si riallinea alle indicazioni dell'OCSE. Voi sapete che gran parte, diciamo, delle operazioni legate alla corruzione si fanno attraverso la provvista del nero, che si realizza mettendo a bilancio la posta. Questi due punti ci hanno consentito di recuperare una credibilità anche nel contesto internazionale e credo sia però naturalmente sempre, come mi piace dire, l'ultima ratio il diritto penale, perché il diritto penale interviene soltanto quando i comportamenti sono diventati così patologici da essere irreversibili, quindi in qualche modo quando la malattia sia completamente conclamata. Io credo che il tema che dovremmo provare ad affrontare è quello di una vera e giusta democrazia economica che sia capace di superare le asimmetrie di una
finanza in grado di supportare l'economia reale, di, in particolare nell'ambito dell'occupazione e nella produzione industriali, anche alla luce di alcuni dati incoraggianti sulla crescita 2017, naturalmente senza nessun trionfalismo. La seconda potenza manifatturiera d'Europa, ma per alla capacità di molte imprese, in particolare molte imprese medie, di internazionalizzarsi e di competere nel contesto internazionale, si affiancano però diversi elementi di carattere critico che non ci possiamo nascondere. Tra questi la frammentazione del tessuto imprenditoriale, la riduzione delle grandi imprese, la minore produttività per addetto e i ridotti investimenti in capitale umano e ricerca rispetto agli altri competitor internazionali. L'economia italiana è segnata da dei divari, abbiamo un 20% di imprese eccellenti, un 20% di imprese a rischio e un 60% di aziende sostanzialmente in bilico, sulla cui performance si gioca la partita del rilancio. Ecco, io credo che un buon funzionamento del sistema bancario è fondamentale per agganciare e rafforzare la ripresa e per consentire un finanziamento adeguato dell'economia reale. Anche perché nel corso di questi anni, con una con un ottimismo non sempre giustificato, si è determinata una asimmetria. Tommaso, sei rimasto all'immaginario dell'Ottocento, i banchieri non sono pancioni, i banchieri vanno in palestra e sono... A differenza nostra, cioè, non so me, e, col sigaro e il cilindro, non sono più quelli. Abbiamo avuto una crescita dimensionale dei soggetti finanziari, spesso una crescita che ha corrisposto a una difficoltà a esercitare degli effettivi controlli, anche per un sistema di forte commistione con i controllori, soprattutto quelli privati, mentre le imprese non sono cresciute con lo stesso ritmo dal punto di vista dimensionale. Questa asimmetria ha determinato un problema di crisi, perché questo ha determinato una difficoltà ulteriore di accesso al credito in soggetti che avevano una scarsa struttura finanziaria, che magari legata anche, diciamo così, a una pigrizia connessa molto alla dimensione familistica della nostra impresa. Ma la cosa ha creato un ulteriore problema, perché di fronte a questi colossi la sproporzione tra impresa e soggetto finanziario è diventata ancora più impressionante rispetto al passato. Quindi certo, far crescere le imprese, ma anche riflettere sul modello che è stato seguito negli anni 90 di costruzione di grandi soggetti che avrebbero dovuto in qualche modo dare efficienza al sistema finanziario. In questo senso penso che ci sia un tema, che è un tema importante ormai in tutta l'economia globalizzata, ma lo è a mio avviso in un ambito dove si determina un doppio potere, perché è quello sull'impresa finanziaria e sugli effetti che la finanza produce sull'economia reale, che è la questione, a mio avviso, della partecipazione dei lavoratori alla governance di queste imprese. Io penso che se c'è un ambito nel quale questo tema si pone con forza è esattamente questo, cioè il fatto di avere soggetti che in qualche modo hanno necessariamente, diciamo, ontologicamente l'esigenza di mantenere un rapporto più diretto con l'economia reale di quanto non lo abbiano altri pezzi della governance, secondo me è un elemento che dovrebbe introdurre una riflessione, non tanto per, nostalgia di strumenti del passato o di socializzazione dei mezzi di produzione, quanto piuttosto perché proprio in un'economia così globalizzata, così deteriorizzata,
così sganciata dai fenomeni produttivi e reali, una presenza di questo genere potrebbe essere una presenza che è in grado di ridare delle radici a questi soggetti. Quindi Andrea, se lo sbocco è la partecipazione, quantomeno Padoan dovrebbe chiamarci, no? Io quando ho fatto il pacchetto su corruzione e autoriciclaggio, ho chiamato tutte le forze sociali, ho fatto una consultazione di tutte le forze sociali. Io sono convinto che non solo vi dovrebbe chiamare, ma che alcune politiche andrebbero costruite insieme, quindi non ho nessun dubbio su questo fronte. Come sapete, il governo si è dedicato in questo periodo al tema della riforma di alcune banche. Sono state approvate riforme sulle banche popolari, sul credito cooperativo, è stato siglato il protocollo d'intesa con le fondazioni bancarie ed è stata introdotta la garanzia di cartolarizzazione delle sofferenze. Sulla questione dello smaltimento dei crediti deteriorati sono state avviate delle misure anche in materia di giustizia, sia sull'arretrato della giustizia civile, sia sulle procedure esecutive e concorsuali, che stanno contribuendo a una maggiore trasparenza ed efficienza sui mercati. Penso in particolare a tre strumenti che abbiamo introdotto: al portale delle vendite, al registro delle procedure e al sistema cosiddetto Common, Competition Money. È importante ricordare che il portale delle vendite è un'operazione di trasparenza in grado di agire anche contro potenziali effetti corruttivi ed è in grado di far aumentare la produttività, perché può diventare un'occasione di crescita per il Paese, permettendo di superare il localismo e l'individualismo della singola procedura per proporsi a tutti i potenziali operatori del settore. Con un messaggio che è chiaro, si può crescere per acquisizione di aziende fallite, di beni oggetti di procedure concorsuali, in un meccanismo che restituisce visibilità, trasparenza e occasione di nuova imprenditorialità al tessuto economico. Il marketplace è un vero e proprio contatore, non solo temporale, delle procedure. Prima di relazionarsi con il mercato, le singole procedure dovranno prendere visione di valori e tempi di mercato che hanno caratterizzato altre vendite pubbliche per i medesimi beni. In questo modo si passa dalle relazioni individuali che spesso caratterizzano le chiusure dei mercati locali alla consapevolezza che nasce dal confronto con altre esperienze. Noi abbiamo un divario nei tempi di conclusione di queste procedure da una realtà all'altra che sono impressionanti, che non sono neanche spesso il tema della nord-sud, e spesso ci si va a scegliere la sede dove alla fine incardinare il procedimento in funzione anche dei tempi attesi della risposta. Il registro delle procedure incide invece sul tema della frammentazione imprenditoriale, che produce degli effetti anche sul credito bancario, che si polverizza nelle linee di credito accordate, scontando il rischio inevitabile di una gestione frammentaria ed episodica. Le stesse banche riconoscono il peso di questo sistema nella gestione del credito in sofferenza. Per questo introdurre una piattaforma che renda i crediti visibili, misurandoli per fase, per oggetto, per dinamica realizzativa, aiuta a correggere la polverizzazione del credito e consente una rinnovata gestione. Il progetto Common, che è stato tra l'altro assunto con grande interesse dalla Commissione europea, introduce un nuovo paradigma nella relazione tra i creditori e le procedure concorsuali. La logica ordinaria della liquidazione fallimentare prevede la vendita degli attivi delle singole procedure come presupposto per il pagamento dei crediti in denaro. Tuttavia, la persistente mancanza di liquidità sul mercato delle vendite fallimentari alimenta un circolo vizioso in cui le aspettative ribassiste e gli atteggiamenti attendisti provocano la diserzione delle aste e un'effettiva caduta dei prezzi, possiamo dire una vera e propria distruzione di ricchezza.
Il sistema common mira invece a invertire il paradigma dell'azione concorsuale, assicurando a richiesta un potere d'acquisto anticipato. Il common, che è spendibile sul marketplace, ha crediti assistiti da una ragionevole certificata aspettativa di realizzo. In questo senso il progetto common costituisce il coronamento di questo percorso che si è aperto con la creazione del portale delle vendite e con l'istituzione del registro delle procedure. In un ideale circuito virtuoso che può portare dei benefici sia ai cittadini sia ai mercati. E grazie alla conversione in common, una parte dei creditori potranno trovare soddisfazione immediata nell'acquisto di beni senza dover attendere la chiusura della procedura. Al contendo, potendo contare sulla domanda aggiuntiva espressa in common, ciascuna procedura potrà vendere i propri attivi più agevolmente a prezzi superiori, accelerando la restituzione dei beni al ciclo economico e produttivo. Si riducono così strutturalmente i tempi di svolgimento delle procedure e l'ammontare dei crediti implicati in procedure di liquidazione giudiziale può trovare un beneficio significativo. E si contribuisce così ad aumentare la valutazione degli NPL delle banche. Concludo con una segnalazione sulle emergenze del sistema bancario in questa fase. Nel dicembre 2016 sono state introdotte misure di sostegno pubblico al settore bancario, come è stato ricordato, che prevedono l'intervento dello Stato fino a 20 miliardi di euro per la concessione di garanzie su passività di nuova emissione e misure di rafforzamento patrimoniale. Queste misure ci hanno consentito di affrontare la situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, su cui la Commissione europea ha raggiunto con noi un importante accordo il 1 giugno, che andrà monitorato naturalmente con grande attenzione. La richiesta che giunge dal mondo del lavoro, e credo che non possa che essere condivisa, su cui le istituzioni e le autorità sono impegnate, dal Ministero dell'Economia alla Banca d'Italia, è quella di una chiusura al più presto dell'accordo con le autorità europee per l'intervento pubblico delle due banche venete, dopo che l'esempio spagnolo ha mostrato che è possibile decidere anche in tempi relativamente brevi. È essenziale, a mio avviso, accelerare per sgomberare il campo dall'incertezza e per riattivare la fiducia. Vorrei dirlo qui, avendo parlato anche col Ministro Padoan, che su questo il Governo garantisce il massimo impegno. La buona finanza si fonda sulla trasparenza, perché diceva un importante giurista, Louis Brandeis, la luce del sole è il miglior disinfettante. Quindi dare trasparenza in modo efficace è essenziale. Occorre trasparenza nel rapporto tra governance del sistema bancario e il lavoro, nel rapporto tra management e il lavoro. E questo è il passaggio essenziale che dobbiamo sottolineare. Troppo spesso, quando parliamo di banche, di riforma del sistema bancario, dimentichiamo un ruolo essenziale, che è quello dei lavoratori. Non esistono riforme bancarie senza il lavoro. Non esiste rilancio di un istituto bancario e del sistema bancario in generale senza coinvolgimento dei lavoratori e la massima trasparenza nei loro confronti. Lo dimostrano anzitutto gli accordi e i protocolli più recenti, come quelli, per esempio, il protocollo per lo sviluppo sostenibile del gruppo Intesa San Paolo, che, come sottolineato dalle organizzazioni sindacali, in un difficile contesto di settore di crisi occupazionale del Paese, coniuga uscite volontarie e nuove assunzioni. E dal sindacato è giunta in questi mesi su numerose questioni un'attenzione a temi di primo piano, come gli aspetti che riguardano la forbice salariale, cioè l'intollerabile divario, in particolare in alcune situazioni, tra lo stipendio dei top manager e quello dei lavoratori. Io credo che siano tutti temi che dovrebbero far parte di questa discussione in generale sulla riorganizzazione del sistema, perché non si tratta di cose diverse, perché questo divario non solo ha prodotto delle fortissime diseguaglianze,
ma anche, come si ricordava, delle forme di deresponsabilizzazione molto forti, che sono anche un po' il frutto di una subalternità che la politica ha avuto nei confronti della finanza a partire dagli anni 90 e che ha reso difficile una lettura critica dei fenomeni che si stavano determinando. Aggiungo un tema che ho accennato precedentemente. Il sistema è un sistema che è molto fragile anche per la scarsa capacità di innovarsi delle imprese su questo fronte, anche per una incapacità delle imprese di accedere a nuovi strumenti di carattere finanziario. Questo dato è un dato che noi abbiamo cercato di affrontare con la nuova legge fallimentare che attualmente sta in lettura al Senato, anticipando le procedure d'allerta rispetto alle fasi di irreversibile patologia che spesso caratterizza l'andamento delle imprese. Questo naturalmente come reazione ci ha subito posto il problema: ma voi volete mettere più controlli e voi volete mettere un occhio dentro le imprese. Sì, vogliamo mettere un occhio dentro le imprese perché purtroppo le imprese non solo hanno una rilevanza di carattere sociale, ma perché un sistema che non sta in piedi e che dal punto di vista finanziario non sa fare un'autoanalisi seria, questo anche a causa della appunto caratteristica molto familistica del nostro sistema, alla fine ha una serie di effetti di carattere economico ma anche di carattere finanziario che poi si ripercuotono complessivamente sul sistema. Quindi io credo che ci siano in campo gli strumenti per dare una risposta di carattere strutturale e sono contento che naturalmente in una discussione come quella di oggi si possa contribuire a fare un passo avanti.